Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo del libro più bello che abbia mai letto in tutta la mia vita. Infatti questa è la recensione dell'anno e dei secoli a venire, amen. Sto parlando di Lei che divenne il sole di Shelley Parker Chan, pubblicato in Italia dallo Scalvolt il 30 novembre 2021, quindi disponibile già da un mese e passa, un mese e mezzo anzi. Traduzione di Gabriele Giorgi, che ho conosciuto grazie a Nevernight, io l'ho amato. Quindi traduzione impeccabile, analizziamo questo libro perché c'è tanto da analizzare. Innanzitutto vi faccio vedere che ci sono due copertine, questa che avete visto naturalmente è quella che tengo io perché mi piace di più, e poi c'è questa, che è quella diciamo un po' più in voga, che tutti usano, che però a me in realtà piace meno. Allora, dicevo, analizziamo bene questo libro perché c'è tanto da analizzare. Partiamo però appunto dalla trama, partiamo dall'inizio. Ci troviamo nella Cina del 1345, sotto la dominazione dei mongoli. In un villaggio, così si apre la storia, abitano un papà con due bambini, un maschietto e una femminuccia. Questo villaggio però viene distrutto e quindi la bambina è costretta a scappare e prenderà l'identità del fratello, che muore insieme al padre. Lei però ha un desiderio, perché in precedenza al bambino è stato predetto il successo, la gloria, mentre a lei il nulla. Quindi lei prenderà l'identità e il nome del fratello per poter rivendicarsi prima di tutto come donna e come poi ne parleremo in realtà, quindi no spoiler, non lo dico adesso, e soprattutto vendicarsi contro la dominazione dei mongoli. Lei quindi a soli 10 anni prende, scappa e arriva a un monastero. Lei, fingendosi un ragazzo, un bambino, inizierà il suo percorso nel monastero e per diventare appunto un monaco. Poi ci riuscirà, ma questo monastero, viene distrutto dai mongoli e lei di nuovo è costretta a scappare. Questa volta è più grande, è più cosciente, ha fatto tutto un percorso, da monaco e quindi, è più grande, più matura, molto più matura rispetto a quando aveva 10 anni, ora ne ha circa 18-19 credo, e quindi inizia tutta la sua storia. Nel frattempo incontriamo anche Ouyang, un soldato in cerca di vendetta che ha vissuto un passato molto travaglioso, molto doloroso, e quindi lui cerca vendetta, vuole riscattarsi, però vediamo che lui non riesce molto nel suo intento nel corso della storia, proprio perché cerca talmente tanta vendetta che in realtà agisce in modo sbagliato, ma lui non riesce a raggiungere i suoi scopi perché, o meglio, non è sulla buona strada in questo primo libro, perché poi ce n'è un altro, c'è il secondo che chiude la storia, mentre vediamo dall'altra parte Zhu, che è il nostro protagonista, la nostra protagonista, che prenderà appunto il nome del fratello, che in realtà agisce in modo diverso, cioè un po' lo frega, no? Perché poi il loro destino si incontreranno, le loro storie si incrociano e cercano di fregarsi a vicenda, si pomenano, no? Si danno le botte, si fanno la guerra, perché Zhu fa parte dei ribelli, dei turbanti rossi, mentre Ouyang è un soldato, no? Che cerca di dominare i turbanti rossi e la ribellione. In realtà questo scontro non è neanche il tema principale di questo libro, certo, molto bello, lo scontro molto emozionante, anzi, i diversi scontri. Quindi vediamo da una parte, anche se in modo un po' secondario, Zhu che cerca di conquistare diverse città in modo tale da combattere i mongoli, dall'altra parte i mongoli che cercano di difendersi, di riconquistare quelle città fondamentali della Cina del 1355, perché poi viaggiamo nel tempo, vediamo Zhu che cresce, quindi quando si incroceranno Ouyang e Zhu ci troviamo intorno al 1355-56. In realtà non è neanche quello il punto principale, i messaggi principali in realtà sono ben altri. Zhu prima di tutto è una ragazza che crescendo, maturando anche fisicamente, non si ritrova più nel corpo in cui è nata, perché una volta che lei ha assunto l'identità del fratello ci è cresciuta. Innanzitutto è cresciuta sulla menzogna, cioè che poi in realtà è relativo. Però ha assunto talmente tanto il suo nome, la sua identità, che quasi rifiuta il suo corpo. Lei non
non si sente molto bene in realtà, cioè è indifferente al suo corpo da donna. Nel momento in cui incontra una ragazza di cui si innamora, Zu cerca di far scattare anche lei questo messaggio fondamentale. Le donne in quel tempo erano sottomesse agli uomini, dovevano solamente soddisfare i bisogni sessuali degli uomini di fare figli e magari anche di dare un erede maschio, soprattutto nelle dinastie dei mongoli che dovevano insomma avere degli eredi maschi. E tutte queste cose siamo un po' più casalinghe, tutto il resto era compito degli uomini. E loro pensavano: no, ma non è mio compito, io sono una donna, dove vado? Di qua, di là. Quando in realtà lei vuole far capire, Zu vuole far capire tutte alle donne che in realtà possono avere le stesse possibilità degli uomini. Cioè, perché io donna non posso prendere un esercito sotto il mio comando? Perché io non posso essere imperatore? Perché, o imperatrice in realtà, perché non posso farlo? Se un uomo può farlo e può tranquillamente farlo, perché io donna non posso? Infatti, poi lei combatterà molto sotto questo aspetto, sotto tutti i punti di vista di questo genere di discorso. E combatte non solo con le donne per le donne, ma anche contro una discriminazione razziale, cioè gli uomini pensavano che erano convinti che le donne dovessero solamente fare quelle e basta, che tutto il resto fosse compito degli uomini, quindi non erano solamente le donne che lo pensavano. Quindi lei vuole combattere la discriminazione razziale sia da parte, diciamo, delle donne sia degli uomini, quindi vuole, diciamo, creare un equilibrio tra uomini e donne. Io questo lo apprezzo tantissimo. Poi tra l'altro non è che siamo nel 2020, 2020, 21, 22, quello che è ormai a me sembra tutto un anno. Siamo nel 1350 in Cina, quindi noi magari abbiamo una mentalità da 2022 e occidentale, mentre qui ci troviamo nel 1350 in Cina, quindi siamo 700 anni indietro circa e in Oriente, completamente tutto diverso. Quindi adesso non so come ragionano in Cina nel 2022 al riguardo, sinceramente, non ci sono mai andata, purtroppo non conosco bene la loro cultura, però apprezzo il fatto che si parli proprio di questo, perché molto spesso viene sottovalutato, no? Quindi non se ne parla molto, non so perché, si ha vergogna, non so. Io non so affrontare bene questi argomenti perché non lo vivo in prima persona e quindi non saprei come affrontare bene questi discorsi. Però sono molto contenta che se ne parli, io cerco di parlarne entro le mie conoscenze, i miei limiti. È molto, tutto molto bello perché grazie, cioè nel senso grazie all'autrice ci ha spinto a leggere di questi temi. Questo è un fantasy storico che in realtà di fantasy ha ben poco, poi non so, nel secondo. Però mi piacciono molto questi temi fondamentali e potenti, complessi, però appunto rendiamoli un po' più meno tabù e rendiamoli meno complessi, cioè nel senso devono rientrare tutti nella normalità per quanto mi riguarda. Penso che per tutti i temi che tratta questo libro, quindi della sessualità in genere, dei problemi di genere, della discriminazione razziale, della misoginia, credo che un libro di questo genere possa veramente combattere e portare questo messaggio positivo, che tutti noi possiamo essere chi vogliamo, certo nei limiti della libertà altrui, perché se io voglio essere chi mi pare a danno di qualcun altro, sinceramente, non lo so, forse io ho questo pensiero. In generale, vestiamoci come vogliamo, siamo chi vogliamo essere, comportiamoci come meglio crediamo e facciamo tutto quello che ci rende felici. Però ricordiamoci anche che la nostra libertà finisce quando inizia quella degli altri. Questo è insomma il mio discorso generale. Poi può darsi che sbaglio, appunto, fatemelo sapere se volete. Comunque nei commenti possiamo affrontarne benissimo di questo argomento. Non ho nessun problema, quindi per quanto riguarda questi temi, questo è il mio discorso. Per quanto riguarda i personaggi, mi soffermerei su Zu Giacomo, che è una donna forte, determinata, non si arrende mai. Io, fossi lei, mi sarei già arresa da una vita e la stimo moltissimo e vorrei essere come lei, però non so se avrei il coraggio, sinceramente. Per quanto riguarda Ouyang, invece, ne ho già parlato un pochino all'inizio, lui secondo me prende le decisioni sbagliate nei momenti sbagliati. Infatti non riesce a sovrastare i Turbanti Rossi, i ribelli,
non lo so, forse si fa prendere troppo dall'emozione, soprattutto dai sentimenti negativi, questo senso di vendetta che gli frulla sempre in testa e non so, non si riesce a godere appieno la vita e non riesce a prendere le decisioni giuste neanche nei momenti giusti. Il ritmo perfetto è sicuramente consono all'epoca e alle vicende, alla situazione in cui ci troviamo, quindi è un libro che ti prende, che proprio non solo per la storia, per i temi, per i personaggi, che è tutto molto perfetto. Ma anche per il ritmo incalzante che ti prende, no? Perché tu sei lì del tipo, sì, cioè ti gasa, del tipo, dai, cazzo! Oppure, no, ma che fai, che dici, ma che come, ma perché? Quindi un po' ti prende in questo senso emotivamente. Io l'ho letto in 3 giorni e mezzo, sono 400 pagine, quindi diciamo 4 giorni, dai, con la media di 100 pagine al giorno. Mi sono fatta prendere un po' dalla foga, ma io in realtà volevo leggerlo da una vita perché io mi sono gasata, non un po' come Spider-Man No Way Home, mi sono presa l'hype dell'inizio e poi sono state rispettate perché mi sono fatta prendere dall'hype e da tutto ciò che è venuto dopo, che è tutto molto bello, è partito super bene e quindi poi è finito ancora meglio. Aspetto il secondo con ansia, cioè io tipo devo avere il secondo perché devo leggerlo assolutamente. Sicuramente è meglio per me aver letto questo libro prima e che ci sia del tempo prima che arrivi il secondo, perché mi devo un attimo riprendere, cioè devo un attimo metabolizzare il primo. Poi spero che in realtà non vada troppo in là col tempo, perché io già lo so che poi mi dimentico le cose importanti e non dovrei. Quindi datemi il tempo giusto, per favore, e pubblichiamo questo seguito. Portiamolo anche in Italia, grazie, gentilissimi. Allora, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Avete letto Lei che divenne il sole? Fatemi sapere il vostro parere, con o senza spoiler naturalmente, ma se dovete fare uno spoiler, indicatelo gigantesco e poi magari scrivete il vostro commento. Io preferirei evitare gli spoiler. Quindi magari evitiamoli. Se riusciamo a parlarne senza spoiler è decisamente meglio, ma è molto difficile in realtà, me ne rendo conto, parlare di questo libro senza spoiler. Bene, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!